Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, che significa tutti i lodi al Padre Yahweh, che il mondo dall'ignoranza chiama a Dio, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, e nel nome dello Spirito Santo, che nell'antico ebraico si dice la Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa spargere, e anche a coloro che con sincerità cercano la verità. Shalom. Questa lezione sarà basata su confidarsi nel Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai, e confidarsi proprio nella salvezza che viene attraverso solo loro, perché l'uomo non ha nulla da offrire. E come sapete dai passati, l'uomo non ha salvato nessuno. È il Padre che mette nel cuore dell'uomo cosa deve fare. È il Padre che salva. Perciò dobbiamo avere il timore del Padre, ispirare solo nel Padre e non confidarsi agli uomini. E quando parlo degli uomini, sapete, consiste di tutti coloro che governano il paese, il regno di oggi, che è il regno dei malvagi. Se vi confidate in loro, ciao, avete perso tutto, ok? Invece confidarsi in loro, confidatevi nel Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai. Andiamo a leggere un po' di storie che sono successe, visto il fratello Haram Yasharala dice sempre che la Bibbia è la nostra mappa, e infatti la Bibbia è la nostra mappa. Qui ci sono racconti dei nostri padri, ok? Perché non c'è nulla nascosto sotto il sole, tutto risuccede di nuovo, come dice il libro di Ecclesiaste, mi sa capitolo 1-3 o 3-1, anzi penso 1-3, ora non andiamo a prenderlo, anzi andiamo a prenderlo. Sì, scusatemi. So che qui nel libro di Ecclesiaste devo solamente Ecclesiaste 1:9. E dice: la cosa che si è quello
che ci sarà, perché non l'ha tradotto proprio perfettamente. Dice la cosa che è quella che sarà, ok? E ciò che viene fatto è quello che deve essere fatto, e non c'è nessuna nuova cosa sotto il sole, ok? Come avete visto, questi libri sono scritti per guidarci, per darci una sorta di direzione, perché la nostra direzione finale è il regno di Yahawashai, ok? Il regno dei cieli, il regno che governeranno i santi, e la terra sarà in pace. Questa è la nostra destinazione. Perciò ci è stato dato già una mappa che ci farà vedere la nostra destinazione, che è questa Bibbia qui. Perciò i racconti che sono in questa Bibbia sono scritti per farci vedere le cose che sono successe, che saranno sempre le stesse cose. È un riciclo. Ok? E qui il libro di Geremia, volevo leggervi riguardo quello che parlavamo prima, di non confidarsi nell'uomo, ok? E inizio dal versetto 20, sì. Allora, questo racconto è durante l'era del profeta Geremia, ok? È stato minacciato con la morte, e anzi hanno cercato di ucciderlo, ma lui si è confidato nel padre Yahweh, Bahashem Yahawashai, e non sono riusciti, ok? E invece c'è stato un altro profeta che profetizzava con lui, che si chiamava Uria. Ora andiamo a leggere cosa è successo. Vi fu anche un altro uomo che profetizzò nel nome del Signore Yahweh, Uria, figlio di Semaia, di Kiriat Learim, il quale profetizzò contro questa città e contro questo paese, in tutto e per tutto come Geremia. Ok? Perciò questo uomo, Uria, era un profeta anche lui, e lui profetizzava delle cose che andavano proprio in sintonia a quello che profetizzava Geremia, che è la distruzione della città, come noi stiamo facendo adesso, che stiamo profetizzando che questo regno verrà alla sua distruzione a breve, ok? E che cosa succede? Il re Joachim, tutti i suoi uomini prodi e tutti i suoi capi udirono le sue parole. Il re cercò di farlo morire, ma Uria lo seppe, ebbe paura. Anzi, commentiamo qui: udirono le parole, il re cercò di farlo morire, ed è la stessa identica cosa che sta succedendo oggi, ok? Se è possibile per loro mettere a morte proprio i veri ebrei israeliti che stanno spargendo questa verità, lo avranno fatto. Hanno messo in carcere molti per nulla, sono stati molti interrogati, ma i padri non li permette ancora in momento, ok? E abbiamo anche la promessa del padre che avremo la protezione sua. Ma dunque arriva il momento che loro piomberanno e faranno quello che dovranno fare, perché le scritture ci hanno già anche fatto capire: molti santi moriranno per questa verità, molti saranno chiusi nei carceri. Qualunque cosa sarà la nostra parte è la prova della nostra fede, perché questo regno si entra attraverso il sudore, attraverso la fatica. In questo mondo non otteniamo nulla senza fatica. E allora il regno del Padre, immaginate, dobbiamo ottenerlo proprio dal nostro cuore, deve essere proprio il nostro, è quello che voglio, è quello che voglio, niente mi sposta, ok? Perché arriverà il momento che verranno, intanto stanno già creando diverse situazioni,
per buttare una luce oscura su i veri figli di Israele, che sono i così chiamati negri nativi americani e i latini, ok? Che questa è tutta un'altra lezione, ok? Andiamo avanti. Ma Uria lo seppe, ebbe paura, fuggì e andò in Egitto. Infatti ci è stato detto di non andare mai all'Egitto per cercare aiuti, ok? Egitto, a parte la città Egitto in quei tempi là, Egitto del giorno oggi rappresenta il sistema della bestia, ok? Iniziando dall'America, ok? America e l'Egitto. E il sistema di democrazia è l'Egitto, ok? Sistema di schiavitù, ok? Che alla fine democrazia che cosa è? Vengono da te e ti fanno smettere di fare, di praticare tutte la tua tradizione che ha principi giusti, ok? E dicono puoi fare qualunque cosa che vuoi e devi seguirmi. Questo è democrazia. Non c'è nulla di bello, non c'è nulla di affascinante in democrazia. Democrazia è proprio la distruzione delle tradizioni, è la distruzione della verità di cose, ok? Ed è l'implicazione delle leggi sodomita e gomora. Vengono con la democrazia e fanno diventare tutti, perdonate la parola, fanno diventare tutti omosessuali. Ok, questa è la democrazia. Perciò noi non dovremmo sfuggire ai nostri oppressori per cercare aiuto. E questo rappresenta anche questo tempo che stiamo vivendo oggi. In qualsiasi situazione che ci troviamo, dobbiamo rivolgerci al Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai e non andare ai nostri oppressori per cercare aiuto, perché i nostri oppressori sono guidati da Satana. Invece di darti l'aiuto, ti accolgono con il braccio destro, con il braccio sinistro ti impiantano una coltellata, ok? È questo che succede. E chiunque va in cerca di aiuto dagli oppressori, dallo Stato, verrà distrutto, ok? E leggiamo che questa storia è interessante. Fuggì, lui ha sentito che il re lo voleva mettere a morte, ha avuto paura ed è fuggito in Egitto. Il re Joachim mandò degli uomini in Egitto, cioè El Natan, figlio di Akbo, e altra gente con lui. Questi trassero Uria fuori d'Egitto e lo condussero al re Joachim, il quale lo colpì con la spada e gettò i suoi cadaveri fra le sepolture dei figli del popolo. Ok? Avete visto? Sono andati fino in Egitto a cercarlo. Lo hanno trovato. Lo hanno ucciso con la spada e hanno gettato il suo cadavere, che era una cosa umiliante, ok, tra le sepolture dei figli del popolo, dei figli normali. Di solito i profeti andavano sepolti, ok, diversamente, ok, nel sepolto dei loro padri, dormivano con il loro padre, ok. E lo ha, sì, e questo è la fine che ha fatto Uria. Ma la mano di Aicam, figlio di Safan, fu con Geremia e impedì che fosse dato nelle loro mani del popolo per essere messo a morte. Perché Geremia non era sfuggito in Egitto come ha fatto Uria. Perciò dovete venire fuori da quella mentalità che lo Stato ha la risposta a tutti i vostri problemi. Vi portano fuori il veleno e vi dicono prendete e vi fidate con gli occhi chiusi. Vi iniettano questo veleno e lo prendete con il cuore aperto. Nulla del bene viene dalla mano dei malvagi. Infatti si chiamano i malvagi per questo. Ok? Ora,
Andiamo a prendere il libro di Isaia. Ci trova sia in 30 e 31, capitolo 30. E sì, leggiamo da 1. Guai, dice il Signore Yahweh, ai figli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato. Molti di noi, le nostre opere sono questo. Crediamo di trovare rifugio con i malvagi, ok? Ma che cosa facciamo, essendo i figli dei santi? Accumuliamo peccato su peccato, abomini su abomini, ok? Coloro che firmano contratti grossi con queste firme grosse per fare la musica satanica, per sviare un'intera generazione, coloro che lavorano all'interno, okay, dell'esercito, delle forze, che fanno parte dei figli del Padre, saranno tutti distrutti. Perché noi non dobbiamo avere nulla a che fare con i malvagi. Siamo un popolo separato. Il Padre ci ha separato. Infatti, la parola santo vuol dire messo a parte. In inglese si dice holy. Holy vuol dire messo a parte. E dice che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. Ed è questo che fanno molti dei nostri fratelli. Entrano con il sistema, magari il sistema gli offrono posizioni grosse nella società, e chiudono, tacciono la bocca, e così finisce, non parlano più nessuna verità, non cercano nemmeno più il Padre. E credono di stare tutto bene, comodi, sotto l'ombra dell'Egitto. Ma hanno dimenticato che la parola Egitto in sé, Matazarayam, vuol dire schiavitù, casa di schiavitù. Perché ti dà queste cose fisiche, ma prende e mette in schiavitù la tua mente, il tuo spirito, che deve essere tutta un'altra cosa. Sei sempre schiavo. Puoi avere la Bentley, puoi avere la Rolls Royce e tutto quello che hai, che vuoi, ma sei sempre schiavo, perché non puoi dire quello che vuoi. Puoi solo dire le cose che favoriscono i malvagi, ok? La protezione del faraone vi tornerà a confusione e il riparo all'ombra dell'Egitto a vergogna. Ok, questa è la finale che succederà a loro, questa gente qui. Alla fine sarà una grande vergogna, perché quando vedranno tornare la navicella di Yahweh Shai a salvare i suoi santi, ora capiranno che abbiamo sbagliato. E arriva la distruzione per loro. E lì sapranno che abbiamo fatto la più grande cazzata che avremmo potuto fare nella nostra vita. Permettete mio francesismo. I principi di Giuda sono già a Soan e i suoi ambasciatori sono già arrivati a Canes, ma tutti saranno delusi di un popolo che a nulla giova loro, che non reca aiuto né giovamento alcuno, ma è la loro infamia e la loro vergogna, come ho spiegato prima. È pronto il carico delle bestie per la regione meridionale attraverso un paese di pericoli e angoscia, da cui vengono la leonessa e il leone, la vipera e il drago volante. Essi portano le loro ricchezze sul dosso degli asinelli e i loro tesori sulla gobba dei camelli, a un popolo che non gioverà loro nulla. Ed è quello che stanno facendo molti figli di Asharala. Ok?
entrano con questi contratti grossi, con questi malvagi, e credono di aver già tutto, investono tutta la loro vita sulle cazzate che non durano. Sì, saranno ricchi in questo regno, in questo mondo, ma dimenticando il regno giusto che arriva. Noi dobbiamo pensare dopo, non in questo momento. È solo lo sciocco, lo stolto, che pensa solo in questo momento e non pensa il futuro. Noi, dei figli, veri figli di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, che il Padre ci ha risvegliato con questa verità, pensiamo al futuro, pensiamo al regno suo che arriva. Non ci fermiamo qui in questo regno, non ci fermiamo, no. Perché sappiamo che questo regno non profitta nulla. Versetto 7, poiché il soccorso dell'Egitto è un soffio, una vanità, per questo io chiamo quel paese gran rumore per nulla. Avete visto? Il soccorso dell'Egitto è un soffio, una vanità. Ok, coloro che fanno questi patti con i malvagi, tutto quello che hanno in questo momento è nulla, è tutto un soffio. Ok? L'Egitto rappresenta la casa, la schiavitù, la casa di schiavitù, che è questo sistema della bestia adesso, questo regno governato dai malvagi, soprattutto America. Ok? Per coloro che cercano carriere, di fare chissà cosa in questo regno, svegliatevi. La vera carriera da fare è quella di cercare la verità. Il vero nome del Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Chiamarli e osservare i suoi comandamenti al meglio della nostra capacità. E pregare affinché quel regno possa arrivare al più presto possibile e usciamo da questo posto schifoso. E torneranno schiavi coloro che ci hanno preso schiavi finora. Questo deve essere la nostra preghiera. Guardo nel capitolo prossimo e leggo solamente il primo versetto. Isaia capitolo 31 dice, versetto 1, guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso. Hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri, perché sono numerosi, e nei cavalieri, perché sono molti potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano il Signore Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Guai a tutti voi che cercate posti in questa società. Guai a tutti voi che vi siete venduti l'anima. Guai a tutti voi che sapete la verità, ma volete continuare a spargere le menzogne con gli egiziani, che sono i malvagi di oggi. Ok? Non volete che la verità arrivi. Siete state bene perché il vostro conto è arricchito, ok? Ma noi ci arricchiamo con il conto spirituale, ok? Ed è quello che arriva. Leggiamo velocemente dal libro di Salmi. Salmi 118 versetto 8 dice: è meglio rifugiarsi nel Signore Yahweh che confidare nell'uomo. Ok? Poi dice: è meglio rifugiarsi nel Signore Yahweh che confidare nei principi. Vi confidate nei principi, nei grossi di questa società, siete perduti se non venite fuori, ok? Perché questi uomini possono sembrare che hanno tutto, un esercito super, la NASA e tutto, ma sono nulla, davvero, sono nulla. Leggo dal libro di Matteo, capitolo 10,
leggo dal versetto 28 che dice: e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella gena. Ritorna. Non avete timore di coloro che possono solamente uccidere il corpo. Lo dico perché arrivano i momenti che dovrete fare proprio una scelta, ok? La vita eterna promessa dal Padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai, nostro Salvatore, o prendere il marchio della bestia che è già iniziato con il suo filo, il filo di iniezione del veleno che stanno prendendo tutti ora contro il coso, MC19 là. Prendetelo e fatevi modificare la DNA e poi farvi prendere il marchio della bestia che arriva a breve. Sono legati insieme. Voi non dovete confidare in quei uomini là, ma la prova arriva perché sarà un obbligo anche nei posti di lavoro. È là che il Padre mette in prova ognuno di noi. Cosa farai in quel momento? Cederai e confiderai in questi uomini? O rifiuterai e metterai i tuoi confidi nel Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai? Per chiudere questa lezione vado a leggere dal libro di Luca, capitolo 9, versetto 24, che dice: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. È chiaro. Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante. Confidatevi nel Padre. Il mondo non ha nulla da offrire. I potenti delle nazioni non hanno nulla da offrire. I così chiamati governi della terra non hanno nulla di buono da offrire. Solo il Padre Yahweh, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, do tutti i miei lodi al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima, Shalom.